Ciao amici, quante volte vi è capitato di voler dimagrire ma non sapevate da dove iniziare? Io non sapevo da dove iniziare e nemmeno come continuare. Oggi ci aiuta la naturopatia. Vediamo allora insieme i consigli della naturopatia per dimagrire e i 5 errori da evitare assolutamente. E se arrivate alla fine del video potrete scaricare il mio regalo speciale per aiutarvi a dimagrire naturalmente e velocemente. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per perdere peso ci vuole pazienza e bisogna fare qualche sacrificio, ma nulla di tragico. Meno male, mi stavo preoccupando. Se soffriamo per dimagrire, prima o poi lasceremo perdere. Per dimagrire si può seguire una dieta, che però io sconsiglio, oppure seguire un'alimentazione sana orientata al dimagrimento naturale. Cambiare la propria alimentazione non serve solo a perdere chili, ma a fare più attenzione a cosa mangiamo, cambiare abitudini e scegliere cibo sano ed equilibrato. Anche fare movimento e avere uno stile di vita dinamico aiuta a perdere peso. Per chi non riesce ad andare in palestra, basterà fare tutti i giorni mezz'ora di camminata a ritmo regolare per risvegliare il metabolismo e bruciare i grassi in eccesso. Non bisognerebbe mai saltare i pasti e ricordarsi di cominciare la giornata con una colazione dimagrante, cioè nutriente, con cibi che danno energia e accendono il metabolismo. È importante essere regolari nei pasti e consumare proteine, fibre, frutta e verdura. L'equilibrio della dieta mediterranea viene elogiato dagli esperti che la considerano la dieta migliore non solo per dimagrire, ma per essere sani. Vediamo allora i 5 errori da evitare per perdere peso nel modo corretto. 1. Saltare i pasti. Rallenta il metabolismo e peggiora solo la situazione. Non rinunciare mai a colazione, pranzo e cena, a cui aggiungere 2 spuntini spezzafame salutari. Meglio mangiare poco e spesso che rimanere a digiuno per molte ore. 2. Bere poco. È importante bere almeno 8-10 bicchieri di acqua al giorno. Un bicchiere di acqua prima dei pasti placa il senso di fame e aiuta a combattere la ritenzione. 3. Eliminare grassi e carboidrati. È importante nella propria dieta consumare la giusta quantità di acidi grassi sani, come omega 3 e 6, ma anche cereali e pane integrale ricchi di fibre nelle giuste dosi. 4. Dormire poco. La mancanza di sonno influisce negativamente sulla perdita di peso. Bisognerebbe dormire almeno 8 ore a notte per sentirsi riposati e carichi di energia. 5. Non fare attività fisica. Bisogna associare alla dieta per dimagrire il giusto esercizio fisico. La corsa e la camminata sono ottime tipologie di movimento da associare alla dieta. Per chi vuole dimagrire mangiando in modo sano e gustoso, ho preparato un ebook con il mio menù brucia grassi. È ricco di ricette sfiziose, facili e veloci, perfette per dimagrire senza dieta. Link in descrizione. Bene amici, oggi abbiamo visto come seguire un'alimentazione dimagrante e quali errori evitare per non rischiare di compromettere i nostri risultati e la nostra salute. Per vedere tanti altri video di consigli per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Vi ricordo che potete richiedermi una consulenza per il dimagrimento naturale, info in descrizione. Se invece preferite la lettura, trovate anche il link per acquistare il mio libro, Manuale moderno di alimentazione naturopatica, con tutte le info che vi servono per cambiare per sempre le vostre abitudini alimentari e perdere peso. E per chi è arrivato fin qui, ecco il mio regalo. Sul mio sito c'è un PDF gratis con tanti consigli brucia grassi. Link qui sotto in descrizione. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Mangia sano e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.